Allora, numero 4 allora, del Presidente. Cerchiamo di fare attenzione così. Procedure di liquidazione delle soppresse a comunità montane. Rilascia senso alla vendita dei beni. Numero 5 del Presidente. Approvazione delle procedure organizzative dell'Ufficio della Consiglia di Parità. Numero 6, Presidente, approvazione convenzione con Anci Liguria per continuazione anno 2004, collaborazione organizzativa e gestionale, associazionismo comunale, contributo 30.000 euro. Numero 7, Vicepresidente, recepimento programma nazionale di ricerca sanitaria 2014-2016. Poi del Vicepresidente, dall'8 alla 15 sono degli accreditamenti con varie raccolta sangue, varie associazioni di raccolta sangue. Poi numero 16 del Vicepresidente, quota vincolata per finalità di prevenzione e cura della fibrosicistica destinata all'assistenza. Fondo sanitario 2010, impegno di euro 86.056 con Valerio Gardini. Numero 17 del Vicepresidente, approvazione delle modalità per l'utilizzo fondi anno 2013 derivanti dalle esenzioni ex decreto legislativo 58 di quell'articolo 13. Del Vicepresidente, numero 18, aggiornamento deliberazione 1190 del 2012, adoggiato formazione manageriale, approvazione piano offerta formativa della scuola di alta formazione management sanitario standard di realizzazione. Numero 19, Assessore Barbagallo che ha delegato l'Assessore Berlangeri e Assessore Paita. Convenzione Regione, Liguria, Fondazione Centro Nazionale e CIVA, Centro Nazionale di Monitoraggio Ambientale, per studi sui rischi antropici e naturali, gestione foreste, euro 349.750. Numero 20, Assessore Barbagallo, aggiornamento di disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui è la legge regionale 37 del 2007. Numero 21, Assessore Berlangeri, adesione al protocollo di intesa tra la Regione della Via Francigena e all'itinerario culturale del Consiglio d'Europa e al Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico Interregionale. Numero 22, dell'assessore Berlangeri, modifica delle modalità di raccolta e elaborazione dei dati statistici sui flussi pubblici rimossi. Numero 23, assessore Cascino, comune di Bordighera Imperia, conferenza di servizi articolo 10, legge regionale 10 del 2012, per approvazione del progetto volto alla realizzazione di una nuova RSA in via Cagliari, via Padre Pio, in variante al PRG. Numero 24, assessore Cascino, parere sensi dell'articolo 39,1 legge regionale 36-93 relativo al progetto preliminare del piano urbanistico comunale del comune di San Bartolomeo al Mare, Imperia. Numero 25, assessore Guccinelli, riprogrammazione risorse residue, euro 950.396,78 dei fondi gestiti da FIS per l'attuazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria per la riduzione dei gas serra. Numero 26, assessore Guccinelli, modalità operative per la redazione del piano di utilizzo ex decreto ministeriale 161 nell'ambito dei procedimenti di via regionale, approvazione dell'articolo 16, legge regionale 38-98. Numero 27, assessore Guccinelli, legge regionale 8 del 2000, articolo 14, modalità e criteri per l'approvazione del piano annuale delle iniziative promozionali per l'anno 2015 e individuazione di alcune iniziative da inserire nel piano. Numero 28, assessore Guccinelli, approvazione patto d'area tra Regione Liguria, Comune di Sesto Levante, Camera del Commercio, Camera Commercio di Genova, Ascom, Commercio, Civi, Carugi di Sesto Levante, proprietari di immobili di Sesto Levante. E al secondo patto territoriale, patto d'area che facciamo dopo quello di Chiavari con Sestri. Numero 29, assessore Paita, gestione di abilità alternativa durante l'esecuzione dei lavori di costruzione del ponte crollato sulla strada provinciale 225 in comune di Carasco, impegno di euro 49.595,56. Sì, della vigilanza che erano state promesse e poi si è trovato un modo di dare. È stato bravo. Bravo.
Sì. Vabbè, qua, numero 30 rinviata a martedì, a mercoledì, c'è la giunta. Numero 31, assessore Rosselli. Ci sono delle richieste di ora? Dobbiamo decidere. Causa consiglio. No, dopo. Sì, no, come volete. Facciamo dopo. Dovrebbe durare poco però consiglio sì, diciamo che è solo sessione di bilancio, quindi ci sono le presentazioni, non so se vogliono aprire le relazioni dei, però dovrebbero essere giovedì, quindi si dovrebbe finire presto. Il presidente mi diceva che vorrebbe continuare anche mercoledì pomeriggio. Vabbè, noi ci organizziamo. Ma sì, quando te l'ha detto? Ieri. A che ore? Mattino o pomeriggio? Perché sono qui alle 2:30 e le sono andata a scuola. Adesso siamo, allora. Numero 31, assessore Rossetti, approvazione dei piedi della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti fini dell'accreditamento di organismi informativo scuole di numero 32, assessore Rossetti, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi formativi, secondo monitoraggio. Numero 34, assessore Rossetti, legge regionale 24 del 2009, rete di fruizione escursionistica della Liguria, articolo 4, adozione, prima stesura, carta inventaria dei percorsi escursionistici della Liguria. Questo è importante perché da anni che lavoriamo è l'inventario di tutte le sentieri. Bravo, capito. Noi dei parchi. Numero 35, assessore Vesco, reintegro fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili, costituito presso Filse S.P.A. con DGR 718, modifica dell'articolo 5 della convenzione vigente, approvata con delibera 539, impegno di euro 837.589,90. Numero 36, assessore Vesco, legge regionale 33 nel 2013, approvazione dello schema dell'accordo di programma per l'anno 2014 per la regolamentazione del servizio di collegamento passeggeri via mare denominato nave bus tra il ponente genovese e il porto antico. L'impegno di spesa euro 270.000. Numero 37, assessore Rossetti, una richiesta di parere su base di relazione della giunta al consiglio, programma delle alienazioni e valorizzazione, sesi dell'articolo 29, legge regionale 33 del 2011, ottavo stralcio, ex casa di riposo San Giuseppe di Imperia, altro proponente anche l'assessore Casini. Adesso è fuori stampo. Grazie. Assessori Paita e Guccinelli, viabilità di accesso al portuale di Savona, variante alla statale 1, tratto Savona Torrente Le Timbre dal Bissola Superiore, approvazione e modifica del piano di gestione delle terre. Assessore Rossetti, aggiornamento tecnico e anagrafico delle tabelle contenute in allegato A al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato con deliberazione del Consiglio 1 del 2012. Assessore Berlangeri, legge regionale 10 del 2006, articolo 11. Contributi a soggetti privati per eventi di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo e cultura, euro 32.175. Assessore Guccinelli, attuazione degli adempimenti di programmazione e programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013. Assessore Guccinelli, approvazione protocollo d'intesa per la finalizzazione di strumenti di supporto
cui supporta l'attività di sviluppo e realizzazione di rotabili ferroviari innovativi. Questa è una pratica importante, nel senso che oggi pomeriggio firmiamo con Bombardier un protocollo d'intesa molto utile, perché Bombardier sta valutando la possibilità di fare un piano di consolidamento e di potenziamento attraverso un processo di ricerca significativo per lo stabilimento di Vado, con la realizzazione del nuovo treno regionale, per quello che darebbe a questo stabilimento una funzione strategica anche negli anni futuri. Il protocollo che propongo questa mattina e che firmo oggi è un protocollo nel quale noi prendiamo impegno, a fronte di questo, di cofinanziare con i prossimi fondi europei una parte di quelli che sono gli investimenti che ci sono necessari per la ricerca. Questo qua dovrebbe sbloccare anche una complicatissima trattativa che è in corso tra l'azienda e il sindacato, per il prossimo appuntamento lunedì pomeriggio all'Unione Industriali. È stata richiesta dal sindacato, l'azienda condivide anche la presenza della regione. Io credo che questo protocollo aiuta non soltanto con la trattativa lì, ma soprattutto se arriviamo in fondo di consolidare questa azienda in un momento difficile sul nostro territorio. Grazie. Poi del Presidente, concessione del patrocinio Eduro del Lavo della Regione Liguria ad iniziative varie e del Presidente ad iniziative di interesse regionale. Poi del Presidente sempre, approvazione e convenzione tra Regione Liguria e Liguria Ricerche, supporto alle attività per agenda digitale, impegno di spesa 260.000 euro. Dell'assessore Boitano e Presidente, approvazione schema di convenzione con Itaca per la messa a disposizione del sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione del preziario Itaca. Assessore Vesco, assegnazione e ripartizione tra le province Liguri del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili. Assessore Vesco, rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione, Provincia e Procura Repubblica presso Corte di Appello di Genova per attività socialmente utili, estensione di attività di tirocinio per disoccupati ultra cinquantenni, impegno di euro 40.104. Assessore Boitano, legge regionale 13 del 2007, bando relativo ai programmi integrati per la ricettività diffusa, approvato con DGR 1379 del 2009, proroga dei termini per la fine dei lavori e l'avvio dell'attività ricettiva. C'è il comune di Rossiglione col profilo Ortonovo che chiedono una proroga a giugno prossimo. Cosa è la... Assessore Buccinelli, precisazioni in merito alla deliberazione 969 del 2014. Assessore Buccinelli, approvazione modifica convenzione stipulata tra Regione Liguria e Società per Cornigliano per la gestione dei fondi di quell'articolo 53 della legge 448 del 2001. Assessore Rossetti, approvazione avvisi pubblici per percorsi di apprendistato e formazione in attuazione del protocollo d'intesa di cui la DGR 1045, POPRO FSE 2013 e ad ARSE per attività connesse agli avvisi, impegno di euro 1.320.000. Assessore Rossetti, modifica di convenzione con Liguria Ricerche per attività di supporto alla progettazione europea alla sostenibilità ambientale, impegno di euro 6.640.87. Assessore Rambaudi, disposizioni a FILS in materia di anticipazione di liquidità. Assessore Rossetti, programma di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 Italia-Francia-Alcotra, progetto Natura, approvazione schema di convenzione con ARPAL, impegno di euro 66.600.
del Presidente, programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni, legge regionale 10 del 2000 per l'anno 2014, secondo stralcio per euro 963.000. Sto facendo così. Assessore Rambaudi, integrazione, contributo assegnato ad Arse Liguria con deliberazione 1770 del 2013 in materia di accreditamento servizi per minori, impegno di euro 32.108. Legge regionale dell'assessore Berlangeri, legge regionale è 10, no, legge regionale vabbè, del 2006, approvazione schema, sia la legge regionale, ha messo l'articolo, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agis, delegazione regionale, impegno di spesa di euro 13.000. No, basta, vediamo come ci organizziamo. Adesso no, lo facciamo dopo, quella relativa alla proprietà. No, andiamo qui, dai, ci organizziamo, possiamo finire qui. Dunque, adesso cosa facciamo, Renzo? Accorci più là, non ci più confronti per 5 minuti, così come dice ancora un po' la sanità, oppure diciamo che si fa la conferenza stampa da solo, quindi possiamo aspettare, dai. Mi avviso un attimo tutti.